la connessione di tutto con tutto, che è una cosa che sorprende, perché quando tu cominci a studiare la storia dell'arte, tu ti rendi conto che certe cose c'erano sempre e venivano solo occultate, perché c'è sempre questa lotta tra libertà dello spirito e poteri che vorrebbero questa cosa annientarla per usare essere umano come una pedina nel loro sporco gioco, di qualsiasi gioco si tratta. L'ho vissuto, io stesso era pedina, cioè io sono nata dopo la rivoluzione comunista, dopo la guerra, e ci credevo. Cioè per me era una cosa esaltante, stavamo costruendo una società migliore, noi, lì, eravamo questo. A 14 anni ho capito che ci stavano fregando. Quindi c'è anche questa esperienza che ti fa capire che alla fine quello che nella vita umana è vero è l'arte.